Esercizio 18 del libro Maldi, pagina 252. Una stella di neutroni ruota intorno al proprio asse di rotazione una volta al secondo, quindi ha il periodo di un secondo. Il raggio della stella è 25 km. Quale massa deve avere la stella perché gli oggetti sulla sua superficie non siano espulsi a causa della sua rapida rotazione? Il risultato 9,2 per 10 alla 24 kg, quindi circa una volta e mezza la massa della Terra. Lo svolgimento, questa è la stella di neutroni, di massa M incognita e raggio R 25 km. Cominciamo prendendo un punto sull'equatore della stella, potrebbe essere anche un pezzetto della stella, dello strato più esterno, un pezzettino di massa M piccola. Se noi guardiamo dal sistema di riferimento inerziale esterno, vediamo la stella ruotare e vediamo i pezzetti della sua superficie che vengono trattenuti, malgrado la rotazione, dalla forza di gravità, trattenuti dalla forza centripeta, che è la forza di gravità. Se noi invece cambiamo il sistema di riferimento e ci mettiamo nel sistema rotante della stella, quindi ci mettiamo sulla superficie della stella, sopra l'equatore, allora ci vediamo fermi, vediamo tutto l'universo che ruota intorno a noi nel verso contrario. E in questo sistema di riferimento non inerziale, perché è un sistema di riferimento rotante, compare la forza apparente chiamata forza centrifuga. Quindi ci sentiamo spinti verso l'esterno da questa forza apparente, che non compare nel sistema di riferimento esterno, inerziale, in quanto lì la forza centrifuga non c'è, c'è invece la tendenza dei punti che stanno all'equatore e sulla superficie di mantenere il proprio moto a velocità costante, quindi tendono ad andare di moto rettilineo uniforme per il principio di inerzia. Invece nel sistema rotante, quindi ci mettiamo sopra la stella, vediamo la forza centrifuga oltre che la forza centripeta. La forza centripeta è la forza di gravità e quella la vediamo sia nel sistema inerziale che nel sistema non inerziale, essendo una forza reale. Invece la forza centrifuga è una forza apparente e la vediamo soltanto nel sistema di riferimento rotante, non inerziale. Ora, la condizione affinché questo pezzettino di superficie della stella di massa M, oppure se vogliamo un oggetto di massa M all'equatore, la condizione affinché questo oggetto non venga espulso via dalla stella a causa della forza centrifuga è che la forza di gravità sia almeno uguale o superiore rispetto alla forza centrifuga. Da questa condizione, da questa uguaglianza, diciamo, disuguaglianza, troviamo la massa della stella. Infatti la forza di gravità sappiamo che è data dalla espressione di Newton e la forza centrifuga, come al solito, è data dalla massa per l'accelerazione centrifuga. Facciamo la formula inversa, ricaviamo la massa della stella che deve essere almeno uguale a questa quantità. Andiamo a sostituire i numeri, il raggio della stella è 25.000 metri, G la costante di gravitazione universale di Newton e la velocità della stella la calcoliamo a parte e poi l'andremo a sostituire qua. La velocità della stella intendiamo la velocità dei punti all'equatore che calcoliamo con la solita formula della circonferenza che viene descritta in un periodo, quindi 2π greco r in un secondo. R è il raggio della stella, che è anche il raggio di questa orbita circolare. Quindi andiamo a sostituire raggio della stella e il periodo di un secondo e troviamo questa velocità, che è una velocità non relativistica. Infatti se la confrontiamo con la velocità della luce, 3 per 10 alla 8 metri al secondo, vediamo che siamo abbondantemente almeno 3 ordini di grandezza sotto alla velocità della luce. Quindi effetti relativistici sono trascurabili. Andiamo perciò a sostituire la velocità appena trovata, la velocità con cui ruotano i punti all'equatore, nella formula di prima. E troviamo la massa della stella, circa 9,2 per 10 alla 24 kg, che è circa una volta e mezza la massa della Terra. La massa della Terra è circa 6 per 10 alla 24 kg. Quindi noi abbiamo una stella di neutroni che ha la massa confrontabile con quella della Terra, ma ha un raggio estremamente piccolo, un raggio di soltanto 25 km, mentre invece il raggio della Terra è di più di 6.000 km.